Anche oggi è bello ritrovarti su Memovia. Se non riesco a dormire, non riuscirò a svegliarmi alle 5 di mattina e rimarrò un poveraccio per tutta la vita. Tutti i personaggi più ricchi e più famosi, se leggi le loro biografie, sembrano avere questa dote, come dei robot, una vita iperregolata. Si addormentano a comando prestissimo, si svegliano alle 4, alle 5 di mattina e sembrano riuscire a fare molte più cose di noi comuni mortali. Proprio per questo motivo studiano di più, lavorano di più, leggono un libro al giorno, guadagnano palate di soldi. Tutto questo potrebbe anche essere vero, quindi riassumiamo in 5 minuti come fanno ad addormentarsi immediatamente la sera e come fanno a svegliarsi presto la mattina. Sì, su questo canale mi piace parlare di questi argomenti, su come migliorare le nostre vite e quindi iscriviti al canale, fai clic sulla campanella se anche tu vuoi migliorare la tua. Allora, non mi dire che non è capitato pure a te di girarti nel letto come una trottola in preda ai pensieri, alle ansie, alle cose da fare domani, a tutti i problemi che poi di notte sembrano enormi, irrisolvibili. Ma non solo, ti rigiri come una trottola in cerca di una posizione oppure stai fermo, immobile a guardare il soffitto. L'ansia e la tensione aumentano, lo senti nelle spalle, nel corpo, e questo ti porta ad avere ancora più difficoltà ad addormentarti. E di conseguenza ti porterà ad avere difficoltà a svegliarti domani mattina. La prima soluzione ci viene da nuovissime ricerche sull'addormentamento e sul risveglio, sulla qualità del sonno. A quanto pare, raccontarci delle storie ci aiuterebbe sia dal punto di vista della creatività sia del rilassamento, quindi ci fa rilassare e addormentare prima. È proprio come facevano i nostri genitori, per esempio, quando eravamo bambini ci leggevano una favola. Ebbene, è possibile che riusciamo a farlo anche noi, lì nel letto, al buio, inventiamo una storia nuova oppure ripercorriamo una storia che conosciamo, che può essere la storia di un libro, oppure di una serie TV o di un film che abbiamo visto, con i particolari. Anzi, si è visto che è ancora meglio, quindi è ancora più rilassante se la storia ha un lieto fine. Quindi regola, inventa o ripercorri una storia che conosci e portala a un lieto fine. Ti addormenterai prima del lieto fine. E se ti piace l'argomento su come si creano storie belle e ti possono servire per il tuo studio o il tuo lavoro, ci farò un video dedicato, scrivimelo nei commenti. Secondo l'alimentazione, ho provato tutte queste stupidaggini, tipo di mangiare presto la sera, di fare il carico di carboidrati così t'abbiocchi, oppure di mangiare meno così vai a dormire con la digestione non ancora in corso. Insomma, le ho provate tutte, non ha funzionato un cavolo. O dormivo troppo, o dormivo troppo poco, o mi svegliavo de notte che c'avevo una fame terribile. Quindi, insomma, ti sconsiglio le regole alimentari. Lo sai che poi tutte queste regole aggiuntive, già oltre a quelle che ci abbiamo nella vita, ci portano ancora a fare più fatica. Quindi mangia quello che ti pare, dormi all'ora che ti pare e cerchiamo invece delle strategie per addormentarci subito e per svegliarci la mattina rilassati senza necessità di mettere la sveglia. Ho provato anche queste cose di mettere la sveglia lontana, al comodino, ma alzavo, la spegnevo e tornavo a letto, oppure di mettere la sveglia progressivamente prima, durante la mattina, quindi che ne so, passare dalle 7 alle 6 e mezza, alle 6. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Anche questo è stato un trauma perché non rispettava i miei cicli del sonno, ne parliamo tra poco. Terzo, come dicevo, molto del non riuscire a addormentarsi facilmente la sera deriva da quello che abbiamo fatto la mattina e il pomeriggio. La mattina, per esempio, non riusciamo a alzarci presto, abbiamo il freno a mano tirato. Perché? Perché abbiamo anche poca voglia di fare quello che dovremmo fare durante la giornata. Cioè, personalmente mi ci voleva una gru per alzarmi dal letto, è una bella spinta per iniziare a fare qualcosa che poi magari era qualcosa che non mi piaceva,
attenzione a questo elemento. E quindi come la risolviamo? Abbiamo capito che dobbiamo regolare la giornata, quindi appena ci svegliamo dobbiamo alzarci, appena apri gli occhi tirati su dal letto, non ti devi neanche dare il tempo di pensare. La giornata non deve essere organizzata in anticipo, cioè non devi sapere che cosa farai il giorno dopo, perché altrimenti appena ti svegli il cervello inizia a dire che palle, oggi devo fare questo, 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 questo e quest'altro, e rimanda e non ti fa alzare. Quindi tu ti devi alzare, mangiare qualcosa, ovviamente fare le due cose, poi organizzi la tua giornata. Non dai la possibilità al cervello di rifiutarsi di fare le cose che avevi organizzato in anticipo. Se posso darti un consiglio, se studi, la mattina appena ti alzi fai qualcosa di leggero dal punto di vista dell'impegno cognitivo, per esempio le intervallari, l'active recall dei giorni precedenti, di quello che hai studiato, perché è meno faticoso di studiare roba nuova. Ti metti lì e ti dà la spinta, perché dici mazza, mi sento che ricordo tutto quello che ho studiato nei giorni precedenti, sono un grande, sono una grande, e quindi ti viene voglia anche di studiare roba nuova. L'active recall e le revisioni a intervalli sono degli argomenti che su Memovia ci piacciono molto, e quindi ho messo qui sotto un link al video dedicato. Poi abbiamo detto che dobbiamo regolare quello che facciamo durante la giornata. Occhio, non è che siamo poi in modalità bradipo, coiso nelle linee pomeridiani, il faccazzismo un po' la mattina, un po' il pomeriggio, non facciamo attività fisica. Quindi altro consiglio fighissimo che ti do da subito è: per una settimana prenditi un foglio e scrivi le attività che fai durante la giornata, a che ora riesci a alzarti, a che ora riesci ad andare a dormire, se fai fatica a alzarti quel giorno e se fai fatica ad andare a dormire. Noterai che stranamente ci sono delle attività che fai durante la giornata che ti danno difficoltà ad addormentarti la sera e che ricorrono poi in questa difficoltà nell'alzarti o nello svegliarti la mattina. Ecco, eliminiamo queste attività. Per esempio, potresti scoprire che neanche a farlo apposta, in tutti i giorni in cui hai avuto fatica a addormentarti o a svegliarti la mattina, avevi guardato un tot di ore di serie TV, eri stata o stato molto sui social network, non avevi fatto attività fisica, avevi mangiato fuori, eri uscita, uscito con gli amici, avevi bevuto un po' di più. Guarda, la verità è che fatica fisica e mentale devono andare di pari passo, ma questa dell'attività fisica è una delle poche cose che si possono permettere un po' di fare tutti, perché alcuni hanno famiglia e non possono andare a dormire prima, altri hanno un lavoro a tempo pieno o non hanno la possibilità di fare dei sonnellini pomeridiani per riposare, i famosi power nap. Quindi non tutti possono fare tutto, invece quello dell'attività fisica è una cosa abbastanza sicura che si può fare anche in casa e che ci porta sicuramente a essere stanchi e agevolare il sonno la sera. Ultima cosa che voglio dire con forza: occhio a sta storia che bisogna per forza svegliarsi alle 5 di mattina per essere ricchi, produttivi e per dare 4 esami al mese, perché è stato visto dalle ricerche che molti di noi non hanno il cronotipo adatto a svegliarsi per stamattina. Non è possibile farlo, lo facciamo, ci forziamo, questo blocca la rigenerazione cellulare, meno memoria, meno attenzione, meno capacità cognitive e nemmeno ce ne accorgiamo perché è del tutto inconsapevole. Quindi tu credi di essere una persona più produttiva, guarda quante cose che sto facendo e invece le stai facendo peggio e non te ne accorgi neanche. Sta cosa del ciclo del sonno è fondamentale, bisogna dormire circa 7-9 ore a notte e rispettando il ciclo del sonno, quindi devi andare a dormire quando effettivamente sei stanco, sei stanca, a quel punto entrerai in un ciclo profondo e non bisogna mai mettere la sveglia e soprattutto non metterla in momenti in cui sei in una fase di sonno profondissimo, perché poi ti alzi e sei uno zombie. Perché hai messo questa sveglia? Perché qualcuno ti ha detto, perché hai letto da qualche parte che bisogna svegliarsi alle 5 di mattina.
Non è necessariamente così. Di sonno, addormentamento, cicli del sonno e di sogni ne ho parlato nella mia seconda tesi di laurea. Se ti piace l'argomento scrivimelo qui sotto nei commenti e ci faccio dei video. Sono molto contento quando, mettendo in pratica le cose che ti ho detto in questo video, tu riuscirai a addormentarti immediatamente, a non dire mai più non riesco ad addormentarmi, e a svegliarti e a metterti a studiare immediatamente e velocemente e senza tutte quelle regole alimentari o di orari di addormentamento o di sveglia, ma soprattutto senza fare quelle pratiche rischiose di riduzione del sonno o di sonno diviso che ho provato e mi hanno dato anche dei danni a breve termine. L'augurio che ti faccio è di riuscire a studiare di più, a lavorare di più e di avere anche più tempo libero per te, insomma riuscire a fare tutto, soprattutto una vita privata e degli hobby. E sul canale ci sono tanti video sull'argomento gestione del tempo e produttività. Scrivimi qui sotto quali di queste indicazioni che ti ho dato ti piace di più e quali sono invece i tuoi problemi ad addormentarti la sera e a svegliarti la mattina. Ti risponderò sempre. Iscriviti al canale se ti piace l'idea di essere più felice, con meno ansie e meno stress, riuscire a fare tutto nella tua vita, migliorarti ogni giorno. E nel frattempo che tu ti iscrivi, io continuo a studiare e a ricercare. Ci vediamo qui molto presto.